Un saluto a tutti amici del web, amici appassionati di Dark Souls, è davvero motivo per me di grandissimo orgoglio presentarvi questa serie sul mio canale. Sto girando al volo perché davvero è una notizia un po' dell'ultima ora, io neanche bene ci speravo. Avevo mandato la richiesta a questi sviluppatori di un gioco esclusiva PlayStation 4 che vi faccio vedere, eccolo qui, Salt and Sanctuary. Questo videogioco è un Souls-like in due dimensioni, signori, il primo Souls-like in due dimensioni. Degno di questo nome, voglio dire, un gioco vero, non un gioco per smartphone, e avrò la possibilità di mostrarvelo in anteprima. In anteprima, per la prima volta in Italia. Ed è una cosa che è davvero una gran bella cosa. Io davvero sono fiero di portarvelo. E davvero non vedo l'ora di iniziare. Ora vi faccio vedere un dispositivo che mi è arrivato recentemente, avrò l'opportunità di sfruttarlo e. Vabbè, non mi interessa fare pubblicità al prodotto, quindi non vi spiegherò che cos'è. Comunque, mi permetterò di registrare tramite la PlayStation 4 senza i limiti dello share, perché se no sapete benissimo che da PlayStation 4 lo share permette di registrare solo 15 minuti. Invece, attraverso questo dispositivo avrò la possibilità di registrare per bene con la webcam da PS4, quindi la prima serie su PlayStation 4 di un videogioco, ragazzi, che davvero non solo attendevo molto, perché Salt and Sanctuary, chi mi segue sul mio primo canale probabilmente l'ho già sentito nominare, perché l'avevo messo in testa in una mia classifica dei top 10 giochi in uscita nei prossimi mesi di cui non parla nessuno. In testa avevo messo Salt and Sanctuary, perché dal mio punto di vista era proprio un gioco da attendere. E quale miglior momento per Salt and Sanctuary di uscire ora che noi tutti appassionati di Dark Souls stiamo aspettando Dark Souls 3. Io credo che abbiano fatto un'operazione geniale a farlo uscire in questo periodo, perché davvero è un ottimo aperitivo. Questo esce il 15 marzo, io ce l'ho in anteprima per voi. Salt and Sanctuary sarà disponibile dal 15 marzo. Il 12 aprile uscirà Dark Souls 3, quindi un mese di aperitivo con Salt and Sanctuary sarà davvero perfetto per cominciare a preparare le mani. Allora, io ragazzi, pubblico oggi questo video, ora mi metto a registrare, probabilmente subito domani inizieremo subito questa serie. Ragazzi, io non vedo l'ora di mostrarvi tutto quello che può offrire questo gioco, lo scopriremo insieme, sarà la mia prima blind insieme a voi. Non blind run perché dipende da quanto dura il titolo, vi dico la verità, io non voglio mostrarvelo tutto. Dipende come andrà, ragazzi. Man mano questo sarà il primo gameplay che io carico e metto, quindi sarà un viverlo realmente insieme. Davvero non vedo l'ora di mostrarvelo anche, ripeto, soprattutto perché è un'anteprima che in Italia la offro io e non so chi altro lo sta preparando, io per ora so che solo io, poi può darsi che ci possano essere degli altri canali del quale non sono a conoscenza. Quindi ragazzi, vi invito a seguirmi su questa serie che è diretta innanzitutto agli appassionati di Souls-like. Perché è chiaro, è un Souls-like, però perché no? Magari agli altri giocatori che non hanno mai preso in considerazione di giocare a Dark Souls e magari questo gioco in 2D potrebbe intrigargli di più di quello che è previsto. Ragazzi, ci vediamo domani con la prima puntata. Ciao!